Quello al quale abbiamo appena assistito è uno dei più gravi incidenti che abbiano mai funestato una competizione automobilistica. Un incidente accaduto a Le Mans anni fa. Abbiamo qui in studio uno dei protagonisti di quell'incidente, John Scott. Lo ricorderete certamente tutti, John Scott. È un pilota famoso che dopo quell'incidente abbandonò le gare. Il professor Mendez, del Centro Studi Sociali, è anche lui qui con noi. Con l'ingegner Oveido, progettista di una grande casa automobilistica. Tema del nostro dibattito, le corse di automobili. C'è una domanda che alcuni di noi si fanno da un po' di tempo. Queste corse sono veramente utili? A parte il loro interesse agonistico e spettacolare, sono necessarie, considerando il tributo di vite umane che diventa sempre più pesante? Giriamo la domanda all'ingegnere Oveido. Dico subito che il mio potrà sembrare un parere interessato, ma io sono convinto che le corse automobilistiche sono necessarie per il progresso tecnico. Dicendo progresso tecnico non mi riferisco solo al continuo potenziamento dei motori studiato ai fini di una competizione sempre più esasperata, ma all'incremento della sicurezza. Oggi su una vettura di serie è difficile che scoppi una gomma, e questo grazie agli studi fatti per le corse. E non dimentichiamolo che fu proprio a Le Mans che vennero collaudati per la prima volta i freni a disco. Professor Mendez? Sì, io do atto all'ingegnere Oveido della validità della sua tesi, ma personalmente ritengo che questo collaudo agonistico ormai non sia più necessario. Non sono d'accordo per questo motivo. Nel nostro campo c'è ancora molto da lavorare. Oggi si stanno sperimentando sulle auto da corsa soluzioni tecniche nuove che verranno applicate su tutte le vetture, col conseguente risultato di aumentare il limite di sicurezza che esiste oggi. Grazie, ingegnere Oveido. Professor Mendez? Grazie. Signor Scott, gli argomenti dell'ingegnere Oveido sono senz'altro convincenti, ma io continuo ad essere dell'idea che il sacrificio di vite umane, come accadde anni fa a Le Mans, sia troppo alto. E sono convinto che la nostra attuale civiltà ha condizionato l'uomo alla macchina e quindi ne ha quasi annullato i sentimenti. Nel caso di una corsa, poi, lei non pensa che questo condizionamento sia totale? In altre parole, voi piloti, non temendo più per la vostra vita, non finite col considerare poco anche quella degli altri? Se anche noi proviamo dei rimorsi come tutti gli altri? Non vorrei deluderla. Ma la nostra coscienza è sempre sveglia. Certo, per avere dei rimorsi, bisogna aver commesso degli errori gravi. Ma esiste un imponderabile. Quando siete alla guida di un bolide che supera i 300 all'ora, ne siete sempre padroni? Sicuro che ne siamo padroni, mi può credere. Questo vale anche per lei, signor Scott? Non sta esagerando? Vi prego, signori. Calma. Questo non è un processo, è uno scambio di idee. Continui, professore. Grazie. Mi scusi, ma nessuno vuole mettere in discussione la sua abilità e neanche la sua coscienza. Ma lei, dopo quell'incidente, ha abbandonato l'attività. Perché? Non posso risponderle. È un problema mio. Sono stato pilota, mi sento ancora tale e come pilota le ho risposto. Ma come uomo non sono tenuto a farlo. Non scherzano questi signori, eh? Ma se lei mi chiede se ho dimenticato quel giorno, la mia risposta è no. No, no, no! Vieni in acqua? No, non mi va adesso. Dai, è bellissima, caldissima. Aspetto l'aperitivo. Lo prendi dopo il bagno, su, vieni. E va bene. Luis, fa presto. Ancora in acqua, eh? Sheila, ecco il tuo punto messo. Su, vieni fuori. No. Fa male stare troppo in acqua. Hai visto che marito premuroso? Su. Sta attenta, non t'accostare troppo, mi bagni tutto. El mejor tiempo realizado hasta este momento es el de Luis Aranda con 1 minuto y 25 segundos a la velocidad de 144 y 184 kilómetros por hora. Questa volta devi vincere, tesoro. Sì, 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 certo. Oh.
tiempo de la vuelta más rápida ha sido mejorado por Kurt Weiss, que ha dado la vuelta en 1 minuto, 24 segundos y 6 décimos a la velocidad de 144 y 865 kilómetros por hora. Shira. Come va? Abbastanza bene. E Maria? È rimasta a casa, aveva da fare. Ah, con quella villa sempre indaffarata, sì. Ci vediamo, eh? Salve. Maria. No, non è venuta, è rimasta a casa. Anzi, mi ha detto di dirti che ti aspetta dopo da noi insieme a Franco. Va bene. Bene. La pompa dell'olio. Che è successo? La pressione dell'olio è scesa quasi a zero. Maledizione, andavi tanto bene. Non ci vuoi. Su, non prendi. Ciao. Attenzione! Al termine della prima ora di prove, el escocés Dustin Rich ha conseguido el mejor tiempo logrando dar la vuelta en 1 minuto, 24 segundos y 3 décimos, a la velocidad de 145 y 426 kilómetros por hora. Ha establecido el nuevo récord absoluto del circuito del Jarama al dar la vuelta en 1 minuto, 23 segundos y 9 décimos a la velocidad de 146 y 25 kilómetros por hora.